Vince la Virtus Bovisio che parte forte nei primi due quarti andando sul più 12. Poi rimonta ospiti che continuano imperterriti a pressare e con qualche palla recuperata si portano sul meno 1. Ma è qui che esce fuori l'esperienza dei padroni di casa che riallungano ancora per il definitivo 48-42 finale. Punteggio dalle proporzioni clamorose tra Sanfermo e Novate, il tabellone alla sirena dice 36-60. Dopo una prima metà di gara sostanzialmente equilibrata, al rientro dall'intervallo lungo Sanfermo non segna più e con solo 11 punti in 20 minuti può solo alzare bandiera bianca e lasciar festeggiare un gran bel Novate. Era il big match di giornata tra Osberg e Colbe. Partita punto a punto per i primi tre quarti con la solita difesa a zona per i padroni di casa. Ultimo quarto che vede gli ospiti trovare con difficoltà la via del canestro e il padrone di casa allungare inesorabilmente fino al 54-49 finale. Ancora una volta la Forte si dimostra squadra ostica con tante soluzioni offensive ed ampie rotazioni. A farne le spese l'USR Segrati, che sul campo amico deve arrendersi 43-54 con solo l'ultimo quarto in favore dei padroni di casa. Ospiti superiori e in controllo per tutta la gara, andando in difficoltà solo nell'ultimo periodo con i padroni di casa che tentano in ogni modo di rientrare. Vince solo fuori casa la Speranza Cinisello che sbanca per 55-58 il palazzetto di Trocazzano. Partita che vede gli ospiti sempre avanti con i padroni di casa che accorciano e allungano la forbice. Per il Trocazzano terza sconfitta consecutiva, mentre per la Speranza cresce la voglia di trovare i tre punti anche in casa. Classifica che aspettando San Andrea vede il terzetto Osberg, Novate e Colbe a pari merito con 15 punti. Brutto stop per il Sanfermo, mentre la Speranza risale un po' la classifica mettendosi nella pancia del gruppo.